much wrong, but I can't feel it all. So I've been taking shelter in some fog. There I cover ground, never touching down. The only way to carry on. Be cool and let the fire take you. Cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi devi, se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Posti. B.I.B. Music Record. Profesor Sánchez, Edward J. Cuando llega al party todo el mundo la mira. Ella se pone así muy atractiva. Le gusta llamar la atención. Pura tentación. Es una mami que te saca de concentración. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver. Quisiera yo contigo baby amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver. Quisiera yo contigo baby amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Yo no sé qué vaya a pasar, pero esta noche mami yo te quiero invitar. Llevarte por un lugar donde contigo puede estar. Solo nosotros dos así podemos conversarle que tú eres. Eres demasiada atrevida, mami, así me gusta prohibida. Porque eres así, tan provocativa. Eres demasiada bandida. Y tienes un flow demasiado pasado de liga. Me encanta, me gusta tu mirada, tu sonrisa. Ella tiene algo que a cualquiera hipnotiza. De que la veo me paraliza. No puedo dejar de pensar en esa linda chica. Guay. Es que tú eres la que me pone grave. De tan solo verte me pone nervioso y tú lo sabes. Es que no he visto como tú ninguna. Que me atrae y me transporta del cielo a la luna. No he visto otra como tú. Me gusta tu actitud, viste cómo quieres estar. Y llama la atención hasta con el lápiz labial. No he visto otra igual, nadie se puede comparar. Muy original. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver. Quisiera yo contigo baby amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver. Quisiera yo contigo baby amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Dale lúcete, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. Que todo el mundo se queda mirando, otra observando. Y la atención ella está llamando. Dale lúcete, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. So
Sognare si può, buongiorno, buongiorno Antonio Romeo, un sognatore resiliente, oggi qui, e tra l'altro per poco mi parte con un balletto, perché uno dei, dei sogni e delle passioni di Antonio Romeo è il ballo. Verissimo, è vero? Buongiorno a tutti. Intanto buongiorno, ciao. Chi vi ho portato oggi, chi vi ho portato? Mi diranno, ma chi è? Ma chi è Antonio? Infatti l'ho scritto nella presentazione, ma Antonio Romeo, un sognatore resiliente, chi è? Chi è Antonio? Beh, innanzitutto siamo partiti dal ballo, quindi tra le mie tante anime sicuramente c'è proprio quella. Posso dire di essere un ballerino, un sognatore, sono un manager, sono una persona come tante altre che però coltiva i suoi sogni e li porta avanti con costanza, con tenacia e a qualsiasi costo. Ecco perché resiliente. Resiliente, e difatti devo dire che abbiamo fatto una chiacchiera. Allora, confesso a chi ci ascolta che noi ci conosciamo da tantissimo tempo, tanti anni. Poi la vita, no, ti porta a destra, a sinistra, in giro per le varie esperienze, sì. E poi ci siamo ritrovati, rincrociati. Non ci siamo mai in realtà proprio persi, no. Però insomma, finalmente dopo il lockdown, pensa a te. Siamo riusciti a ritrovarci per fare una di quelle chiacchiere riepilogative di una vita. Sembra quasi una cena di quelle da ex studenti. Sì, no? Sì, 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 vero, verissimo. E una cosa voglio dire, è stato un piacere ed è stato come se noi non ci fossimo in realtà mai persi. Esatto. E questa secondo me è una bella fortuna, ragazzuoli, ve lo dico. Perché è bello. È molto bello, succede quando c'è una qualche affinità di anime, no? Esattamente. Questo è, insomma, è un dono anche. Ma parliamo di te. Allora, wow. Da dove cominciamo? Cominciamo dal ballo? Era la prima? O c'era ancora qualcosa prima? No, forse il ballo, perché è stato il primo grande sogno inaspettatamente realizzato, inaspettatamente perché io non ho mosso un passo fino ai 17 anni, ero un ragazzo molto timido e imbarazzato, allora, che per te che mi conosci timido oggi... e imbarazzato, Antonio Romeo timido e imbarazzato, oh signore, sono cambiate tante cose, però a un certo punto, insomma, intorno ai 18 anni, sono rimasto folgorato sulla via, non tanto di Damasco, ma del Teatro Alfieri, dove, assistendo a un saggio di danza, vidi per la prima volta un gruppo che ballava danza afro, che non sapevo nemmeno cosa fosse fino a quel momento lì, e venni veramente folgorato. Queste persone saltavano, facevano capriole, ballavano senza sosta per un'ora e più di fila, e io venni veramente colpito da questa arte che non avevo mai visto prima. Aveva talmente tanta energia, mi ci sono così ritrovato. Scusami, che... avvicinati al microfono. Prego. Antonio, dice okay. Gianvito che ti manda un saluto grosso. Ciao, come una casa. Ciao, perdonami. No, assolutamente, anzi così ci sentono meglio. E a un certo punto quindi ho mollato di punto in bianco le mie arti marziali che stavo facendo fino a quel momento lì, per la somma gioia di mio padre, e mi sono iscritto a un corso di danza afro. Danza afro, tra l'altro perdonami, prego. Ciao Anna, grazie, buongiorno con un sorriso anche a te. Buongiorno a tutti nuovamente. E quindi da lì ho iniziato un percorso, ho scoperto di avere un talento naturale per quel tipo di danza almeno, la mia insegnante mi ha fatto diventare un ballerino, poi un insegnante, uno showman, perché sono riuscito nell'arco di decennio a fare spettacoli, festival di strada, a diventare un insegnante, ho fatto un viaggio stage stupendo in Africa. Ma che meraviglia! Un sacco di soddisfazione. Bello. Posso dirti una cosa? Certo. Ora vedo che la scritta nel microfono è verso di me, dovrebbe essere verso di te. Aspetta ancora un po'. Così. Ecco, così accontentiamo. Secondo me si sente meglio. Wow. Perfetto. E quindi possiamo continuare con questo sogno nel cassetto che è uscito fuori, prorompente, track, realizzato. E mi ha conquistato. Sono riuscito anche a ballare in diretta in una puntata di Giochi Senza Frontiere, quella che venne registrata alla Reggia di Stupinigi, alla Palazzina di Calcio di Stupinigi. Sì, ma sì. Che meraviglia. Bellissimo, è stato un percorso stupendo, lo porterò sempre nel cuore. Conosciuto tante persone, vissuto tantissime emozioni e inaspettatamente ho realizzato forse il mio primo grande sogno,
che è venuto fuori in quel momento della mia vita. Con un bel bagaglio anche di insegnamenti e sì. di emozioni, come dicevi, perché insomma ti ha portato anche in giro per il mondo, ti ha portato sì. anche ad avere un po' di celebrità, perché andare a ballare, trovarti sì. a ballare, insomma, Giochi Senza Frontiere non è proprio È stata una bella emozione, ma ricordo ancora come fosse ieri uno spettacolo al teatro di Biella con il compianto Silvio Oddi, ballerino che ho amato tantissimo, che dopo aver visto insomma un'esibizione, io in confronto a lui ero veramente nessuno, lui era un ballerino di grandissima scuola, venne, mi strinse la mano, mi disse veramente complimenti perché avete un'energia stupenda e si vede che fate questa cosa con grande passione. Quindi questo è un ricordo che mi porterò sempre nel cuore, perché da un grande ballerino come lui potevo tranquillamente non aspettarmi, invece certo. è stato bellissimo. Ma io dico sempre appunto che quando le cose le fai col cuore non possono venire che bene, e questo è un fatto. Vedi le intersezioni magiche, c'è Giambi che ci parla assolutamente. Anche lui di magia se ne intende, esatto, no? Pensa che sta dicendo che in quei Giochi Senza Frontiere sì. era uno degli assistenti di produzione. Lui, addirittura. Pensa te come si intersecano le ma sì, anche perché le pensa energie. Che anche Gianvito lo conobbi dopo, io ben dopo quel periodo lì del ballo, per cui ben venga a sapere che in qualche modo appunto le energie ci hanno legato per un periodo seppur breve, che poi ci hanno fatto rincontrare in realtà anni dopo. Esatto, perché poi con Gianvito e con altri, insomma, noi ci siamo incrociati un po' di anni dopo e abbiamo sì. fatto dei passi insieme, un piccolo viaggio insieme, e poi anche lì la vita ci ha riportato da altre parti, in altri luoghi. Esattamente. È come delle, sai, delle come se avessimo seguito scie diverse, no? Un po' come delle comete, e poi a un certo punto però a volte ritorni nella stessa orbita, ti rincontri, fai un pezzo di strada insieme, poi ti risepari di nuovo, poi ti rincontri e via dicendo. Un bellissimo ciclo che non smetterà mai di affascinarmi, perché è tanto bello quanto misterioso. Misterioso, no? Esatto, perché tornando ai tuoi sogni, oh, no? Sì. Siccome diciamo che quello che mi piace condividere con te è questo concetto che sognare si può, e che nonostante nel percorso si possano incontrare delle grandi difficoltà, no? Come no? Voli e come poi no? cadi, certo. E poi voli di nuovo, però se vuoi condividere con te questi concetti raccontando i tuoi di sogni. Beh, perché dopo questo sogno realizzato, la danza sì. Dove ti ha portato la vita? Beh, da tante altre parti, innanzitutto, e concordo col fatto che i sogni li puoi inseguire anche in tempi di pace, ma spesso e volentieri tu ti lanci verso un tuo sogno proprio venendo fuori da una caduta epocale, no? È vero. Devo dire che nel mio percorso, insomma, di vita fino adesso, medio-lungo, però, quasi 48 anni, insomma. Quindi, allora. Voglio dire. Diciamo medio che siamo lungo. Medio lungo, no, 48 dai. Anni su 48 anni, però diciamo un dono, che... io dico sempre, guarda, parlavo, adesso ti interrompo, sì, prego, con prego. Un amico, giusto domenica, mi diceva, io da quando ho compiuto 50 anni sì. non voglio più, non festeggio più, perché fai io... Mi sento così, quindi sì. rimango lì. E io nella mia... gli ho detto invece no, dovresti festeggiare ogni giorno, tutti i giorni, proprio sì. perché sei così. Assolutamente. Perché sei rimasto così nonostante cioè, abbia 10 anni di più. Assolutamente. E questo sì. è un dono grandissimo, rimanere è. Bambini, giovani sempre. Dentro sì. e tenersi quel bambinetto per mano in modo da... Assolutamente, da quel punto di vista... Stai qui, non te ne andare. Esatto, io non corro rischi da quel punto di vista perché sempre farò feste, adoro fare feste travestiti, anche fuori luogo, decidere una sera un tema, andare in un ristorante ed essere completamente fuori dal contesto
di una qualsiasi ricorrenza, eccetera, con un gruppo di amici di pazzi che saluto, i miei amici della Stupidera, e facciamo di queste serate ogni tanto e combiniamo il panico, insomma, nei ristoranti o nei posti dove capitiamo. Mi unisco ai tuoi saluti, perché sono sicura che mi troverei a mio agio. Poi in un gruppo che si chiama Amici della Stupidera. Ma capito? Esattamente, esatto. Esattamente. Rende già l'idea. Però dicevi, comunque, torniamo esatto. A te, dicevi che appunto effettivamente hai ragione, sì. No? Dopo una grande caduta poi voli ancora più in alto. In effetti, proprio diciamo verso la fine del periodo, insomma, della danza, quando ho capito che di danza non si poteva vivere in Italia e quindi toccava lavorare, fare un altro lavoro, non che la danza non lo fosse, a un certo punto ho iniziato a lanciarmi verso una serie di attività lavorative, vivendo un periodo peraltro molto, molto difficile, veramente difficile, tanto che nei primi 3 anni in cui avevo aperto la mia partita IVA e mi ero lanciato in attività commerciale, mi sono poi indebitato per i successivi 7, per cui diciamo non è stato proprio facile, ma proprio in un momento difficile dove ero squattrinato e mi sembrava veramente di non avere sbocchi, no? Per il mio futuro, capitarono una serie di circostanze che mi fecero, diciamo, incontrare il titolare di un'agenzia pubblicitaria che mi ingaggiò da lì a breve e che in qualche modo segnò una pietra miliare nel mio percorso, che mi ha portato poi a fare tutte le cose che ho fatto dopo fino ad oggi. Per cui io, che non mi ero mai occupato comunque di pubblicità, di eventi, di comunicazione, come fu chiamata poi dopo, iniziai un percorso che mi portò ad essere da un semplice commerciale a diventare comunque una persona esperta, facendola molto breve, poi in marketing, in comunicazione, in strategie commerciali, perché mi ha consentito di vivere un decennio dal 2000 in poi di magnificenze, no? È stato un periodo in cui mi sono formato, ho lavorato con tante persone, ho conosciuto persone meravigliose, mi sono divertito perché il lavoro degli eventi è uno dei lavori più belli che si possano fare nella vita, e di lì a poco ho avuto la possibilità di lavorare con multinazionali di grandissimo spessore, da cui ho imparato tantissimo, no? E per cui da un periodo veramente dove avevo toccato il fondo, era una delle prime volte, a dir la verità, dove avevo toccato il fondo, non mi vergogno a dirlo, economicamente ma anche a livello di morale, ne sono venuto fuori invece con un altro bel sogno realizzato, che era quello di diventare un manager capace, esperto, che faceva un lavoro che amava. E lo sei diventato. Lo sono diventato. E tra l'altro sei innamorato del tuo lavoro. Moltissimo ancora oggi, no? Lo sarò per sempre. Ma questo, secondo me, torniamo a bomba, diciamo, è proprio quello, secondo me, che ci tiene in vita. Esatto, no? Lo è. E che ci permette di continuare a sbattere il nostro bel musetto contro le varie delusioni, però poi magari a uscirne ancora più forti. Esattamente. E poi soprattutto a continuare nelle nostre sfide, no? Esatto, esatto. Diciamo che se tu segui sempre la tua passione, o quelli che sono i tuoi talenti, o fai lavorare i tuoi talenti con passione, per dirla meglio. Esattamente. Non sbagli mai, perché in qualche modo i tuoi talenti ti dicono le cose per cui sei predestinato. Cioè, tu più fai attività che sono legate a quello che istintivamente la tua personalità ti porta a fare, più stai meglio, più sei felice, no? Nonostante le difficoltà che si presentano inevitabilmente. Ma che ci sono, dobbiamo secondo me partire dal presupposto che non sta scritto da nessuna parte che per realizzare un sogno tu non debba fare nulla. Assolutamente. In realtà, per realizzare un sogno devi fare tanto, devi fare tante azioni, devi studiare, devi impegnarti, devi anche essere disposto, come dicevamo, a prendere qualche mazzulata. Devi prenderti dei rischi, spesso e volentieri. Bravo. Farti dei gran lanci senza paracadute. Esatto. E osare tantissimo. Sì, in effetti, vero. Questo poteva essere l'altro titolo da dare a questo oggi, sì, oltre al sognatore sì. Resiliente, ma lanciatore senza paracadute, perché più di una volta mi sono trovato veramente a dovermi lanciare senza paracadute, passando da un lavoro a un altro, cambiando anche completamente. Magari completamente lavoro, tutto, certo. Cambiando tutto e senza avere alcun tipo di garanzia di successo, e senza avere magari uno stipendio che ti consentisse di vivere tranquillo. Quindi Diciamo che la tranquillità quando insegui dei sogni non è immediata. No, per niente. Per niente. Io in effetti, da questo punto di vista, ho
sempre fatto attività autonome, no? In qualche modo, nel mio percorso professionale maturo, lasciami dire, dal momento che citavo prima in poi, sono sempre, quasi sempre stato un autonomo. Ho alternato tra partita IVA, agente di commercio, autonomo, piccolo imprenditore. Ho avuto periodi anche in cui sono stato dipendente, ma di fatto ho sempre avuto una parte di attività da libero professionista. Questa cosa qui che non ti dà alcun tipo di garanzia, no, insomma, di entrata, esatto, in qualche modo ti forgia, perché ti costringe a andare avanti a qualsiasi costo, no? Sì, e sì, a tenere gli occhi e la mente focalizzati su quelli che sono i tuoi obiettivi. Tu non puoi permettertelo il fallimento, e quindi cadi, ti rialzi. Esatto, e non ti fermi mai. Voglio salutare, esatto, Sergio. Sergio Marone, che sta guardando, Mario Raina e tutti gli altri, insomma, io qualcuno lo vedo, come dico sempre, scusatemi, sì, ma Facebook mi fa vedere a volte alcuni nomi sì, alcuni nomi alcuni no, è straniera, sono le straniere, questa roba, sì, e quindi io con quelli che vedo saluto, poi gli altri perdonatemi, vi saluterò prossimamente. Ma sì, salutiamo comunque tutti noi, quelli salutiamo che si sono tutti collegati, sì, 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 anche chi ci guarderà dopo, anche chi ci guarderà poi, esatto. Senti, facciamo così, una piccola pausa, mettiamo due tre note di una musica di sottofondo, assolutamente, e poi ritorniamo con i sogni, perché veramente siamo solo all'inizio, tanti, ne abbiamo, sì, da dire ancora tantissimi, tantissimi. Ciao. It's time to break the rules, we make our way. So what we see in memories, hey. Even if I lose my ground, I won't let it hold me down. Siamo tornati con una piccola pausa. Voglio salutare Riccardo Pellegrini, che l'ho beccato. Lui è un altro artista in giro per il mondo, che sogna, che fa, come tutti, veramente come tutti noi. In realtà siamo tutti sognatori. Popolo di sognatori. Qualcuno lo fa più palesemente, qualcuno sogna di nascosto. Sì, vero. Vero, vero. Ci sono dei sognatori più un timidi, po' più in sordina. Sì, sì, un po', sì, un po', sì, però secondo me siamo tutti sognatori. Assolutamente, io ne conosco tantissimi, adoro il fatto che ognuno di loro metta tantissima energia nel cercare di raggiungere quei sogni. Sono persone con cui mi sento appunto più affine, no? Perché sanno che cosa vuol dire, come dicevamo prima, cadere, rialzarsi, sì, lottare per il proprio sogno. E noi sognatori cadiamo spesso. Cadiamo però spesso. È anche vero che vogliamo anche tanto in alto. Assolutamente sì, e per poter volare in alto, sembra un luogo comune, ma è la verità più assoluta, bisogna provare cosa vuol dire cadere. Bisogna farsi male ogni tanto. Sì, poi io dico sempre, bisogna prendere la rincorsa. Sai, per cercare di, sì, sì, di sdrammatizzare un po' questo aspetto. Esatto, esattamente. Mi tocca prendere la rincorsa, quindi boom. Cioè, esatto, quando, esatto, quando arrivi da basso basso, no? Sì, 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 devi proprio fare un salto di quelli che ti, sì, consentono di liberarti nell'aria e poi starci in quell'aria. Però, esatto, però sono sensazioni meravigliose. Ma andiamo avanti. Andiamo perché avanti. Tu, appunto, sei diventato un... Allora, balli,
Sì, ok. Tu questa passione ballo e poi Esatto, passione pura. diventi un E poi a un certo comunicatore, punto, marketing, un sì, imprenditore anche. esatto, sono entrato, diciamo che dal percorso fatto legato comunque alla comunicazione, al marketing, al lavoro più di strategia commerciale, grazie proprio ad aver collaborato poi a quel punto con tante multinazionali, ne sono venuto via con una professione e una nuova passione, no? La mia nuova passione che maturava strada facendo era quella legata al food and beverage. Io mi sono innamorato, avendo toccato tanti settori in quel periodo del mondo agroalimentare. Mi sono proprio innamorato di quel settore lì. E quindi quando sono venuto fuori da quel periodo, da quel lavoro, ho chiuso il ciclo delle agenzie pubblicitarie, anche un po' per forza, perché nel 2008 è successo il finimondo a livello economico in tutto il mondo, a un certo punto mi sono dovuto reinventare. E allora mi sono detto, ami il mondo agroalimentare, ormai sai fare un lavoro, di strategia commerciale, di marketing, di comunicazione. Aspetta me, va Antonio, vieni qua. Esattamente, è come se avessi sentito questo richiamo, per l'ennesima volta, mi sono rimesso in proprio, la partita IVA ce l'avevo già, però voglio dire, ho ricominciato da zero, mi sono formato per essere un po' più specializzato, perché questo è un Certo. aspetto che quando tu vuoi realizzare un qualcosa, la formazione è sempre Per forza, fondamentale, e mi sono ributtato sul mercato, mi sono cercato qualche cliente, qualcuno me lo sono portato dietro dal periodo precedente, e ho avuto la fortuna di lavorare per aziende del food e del beverage. Di tutto rispetto, soprattutto a quel punto nel mondo del vino, che era diventata la mia passione nella passione. La passione nella passione. Esattamente. Allora, ciacatum! No, scherzo, È un naturalmente. bellissimo Però, modo di coniugare esatto. una passione a un lavoro, no? Direi proprio di sì. Esattamente. Esatto, quindi ho iniziato a fare quel tipo di lavoro come consulente, insomma, di sviluppo commerciale, eccetera, eccetera, e a un certo punto, come per incanto, quando sei in una scia delle cose che devono accadere, ho incontrato una persona delle tante che ho incontrato nella mia vita che hanno avuto un ruolo importante, con cui sono entrato in società in una piccola azienda, agroalimentare. Quindi ho sperimentato per la prima volta quello che voleva dire essere anche imprenditore, che è tutto un Imprenditore con altro paio di soci. maniche, sì, esatto, tutto un altro paio di maniche dall'essere un libero professionista che comunque lavora da solo, che risponde solo a se stesso, dei tempi, dei soldi, delle responsabilità, eccetera. Eh Ho sì. sperimentato questa cosa, il mondo del food mi aveva appassionato tanto quello del vino, e in quel periodo riuscivo peraltro a svolgere entrambi gli incarichi, e ho scoperto in quel periodo che nell'ambito delle attività commerciali la mia vocazione era principalmente per l'estero, quindi ho iniziato ad occuparmi di export. E ti dirò che ti ammiro e sono molto contenta, ma sai perché? Perché secondo me noi italiani abbiamo un mondo Sì, di qualità in vari come no? settori, no? Adesso Sì. nel caso contestiamo parlando di uno, Sì, però in certo. generale secondo me abbiamo proprio delle eccellenze. Quindi Eccellenze. mi piace, sono contenta che tu sia andata a portare in giro per il mondo. Food and beverage italiano, made in Assolutamente, Italy. made Tu in sai, Italy. il made in Italy è veramente il marchio più ricercato all'estero, non soltanto nell'ambito dell'enogastronomia, ma anche il Certo, design e tutta ma un'altra che serie di siamo aspetti. bravi, Siamo bravissimi, siamo siamo bravi. Poi ce ne bravissimi. dicono di ogni, però noi siamo Ma ce lo bravi. riconoscono anche. A Sì. volte io ho scoperto, siamo noi stessi a dircene più di ogni che non quante ce ne dicono all'estero. All'estero siamo più apprezzati che in qualche modo denigrati, no? Sono Vero? pochissimi quelli che ci mettono in un angolo, invece sono tantissimi quelli che ci apprezzano, che ci cercano, che ci vogliono. E quindi in questo magnifico mondo che è quello dell'enogastronomia, io ci ho sguazzato perfettamente unendo la passione, L'utile al insomma. dilettevole. L'utile al dilettevole, bravissima, E ottima sintesi. E poi. poi tutte le cose hanno dei cicli, no? Ho scoperto anche questo, tutte le cose hanno un ciclo, anche quelle più belle. Per cui cosa è successo? Che anche lì, negli anni in cui ero un libero professionista e lavoravo come consulente nell'ambito agroalimentare, erano comunque anni molto difficili perché c'era una crisi economica mondiale che aveva un impatto devastante nonostante il tuo impegno. Per cui di nuovo mi sono ritrovato in una caduta, uno di quei momenti dove tu lavoravi tanto, ma in realtà incassavi molto poco, Molto poco, soprattutto perché certo. in quei lavori lì tu lavori quasi sempre a provvigioni, le provvigioni le prendi molto dopo, ma nel frattempo investi tantissimo del tuo, investi in viaggi, investi in formazione, devi vivere, quindi come tutti ti paghi l'affitto, le bollette da Devi mangiare, vivere. devi vivere.
Questa cosa, per esempio, apro e chiuso parentesi, sì. Spesso viene dimenticata dai più. Verissimo. Quando tu lavori in determinati ambiti e lavori in proprio, tanti pensano che chi lavora in proprio campa d'aria. Esatto, perché pensano tutti che abbiamo quasi da sostenere solo i costi legati all'attività lavorativa e non quelli legati alla vita privata, come in realtà hanno tutti quanti. In più, se tu, come avevo io in quel periodo, magari sei anche accoppiato, hai anche da gestirti una vita di coppia e sei squattrinato, diventa veramente complicato mandare avanti le cose. Esatto, per cui ho avuto, diciamo, in un momento di nuovo in cui stavo cadendo a picco economicamente, nonostante facessi un lavoro che amavo, che mi piaceva tantissimo, successe una cosa magica. Tac! Per la prima volta nella mia vita mi chiamò una manager di un'azienda multinazionale, una di quelle per eccellenza, insomma, a cui tutti vorrebbero lavorare nella vita, che era Apple, si può dire. Si può dire, ormai. Ma diciamolo, anche perché tanto io ti ho ritrovato lì. Tu mi hai ritrovato giorno. Lì quando sì. Lavoravo in Apple, sì. Esattamente. Quindi, che ci fai, l'Antonio Romeo qua dentro? Allora, il destino volle che stai volando, di nuovo. Stessero cercando per una nuova apertura, insomma, proprio su Torino, peraltro, cosa misteriosa, insomma, perché non è Milano Torino, lo sappiamo, una città stupenda, meravigliosa, ma non è la città commerciale per eccellenza. Loro stavano cercando proprio su Torino una figura che avesse competenze di marketing, comunicazione ed eventi, e voilà, mi hanno trovato casualmente da LinkedIn e questa manager mi chiamò e mi disse: guarda, c'è questa opportunità, vuoi venire a fare il manager da noi occupandoti di questa unità di eventi B2B, bla bla bla. A me all'inizio sembrava che mi stesse prendendo per i fondelli, poi invece ho realizzato che era tutto vero. Quindi da lì in poi non avrei mai pensato di accettare una proposta del genere o di ricoprire un giorno un posto di quel valore lì, perché mi fecero un gran bel contratto, insomma era una posizione unica per l'Italia, quindi mi hanno invidiato insomma tantissime persone, mettiamola così, ma di fatto sono entrato a lavorare in Apple e ho fatto lì il manager per 5 anni. In questa grandissima multinazionale in cui veramente tutti vorrebbero forse lavorare almeno una volta nella loro vita, perché certo. È un marchio stupendo, fa prodotti stupendi, e avevo anche un ruolo onestamente molto affascinante. Per cui sono entrato in un'altra dimensione, da libero professionista, consulente, a finalmente manager aziendale. Perché ti dirò una cosa, in tutti gli anni in cui ho fatto il consulente nel mondo pubblicitario, i miei interlocutori erano i manager delle aziende. E io, un giorno dopo l'altro, quando li incontravo, sognavo di poter essere un giorno al loro posto. Esattamente, che potessero essere invertite le parti. Ma quando ho iniziato a fare quel lavoro, io non avevo la qualifica per poter rivestire quei ruoli. Me la sono dovuta costruire in 12 anni di lavoro intenso, di formazione, di sbagli, di errori e di grandissima esperienza. Sono riuscito a farlo, quell'azienda mi ha dato quell'opportunità, io l'ho colta al volo e ho onorato quell'impegno, perché ho lavorato comunque lì 5 anni portando a casa degli ottimi risultati e godendomi un sacco di soddisfazione. Ecco, io voglio dirti una cosa, Antonio, sì. Romeo, che i tuoi sogni in realtà hanno coperto 25 minuti. Wow. Per cui io vorrei sì. arrivare velocemente sì. diciamo a dirne un altro paio almeno. A dirne un altro paio. E poi chissà, magari ci rincontriamo di nuovo, perché dobbiamo entrare nel merito, perché il tempo vola. Il tempo vola, però magari, sì, possiamo andare nel merito delle cose singole un'altra sì. volta. E quindi, dopo okay. questi 5 anni... Dopo questi 5 anni... Un Apple sognatore resiliente che cosa fa? Non può rimanere ingabbiato in quella che era una bellissima prigione dorata. Quindi a un certo punto ho preso il volo, di nuovo lanciandomi senza paracadute, perché andare via da un'azienda come quella, riaprire la partita IVA e ricominciare a fare il lavoro dell'export, del food and beverage, che stava di nuovo crescendo dentro di me come un fuoco ardente, e ci è voluto coraggio. Ho avuto questo coraggio, l'ho fatto, mi sono rimesso in gioco di nuovo e ho ritrovato di nuovo l'opportunità di lavorare. Oggi, infatti, a livello lavorativo sono di nuovo a tutti gli effetti un export manager nell'enogastronomia e sono contentissimo di aver fatto questa scelta, perché è quello che la mia passione mi dice di fare. Ma non pago,
Strada facendo, c'era un altro seme che stava in qualche modo crescendo dentro di me già dai tempi delle agenzie pubblicitarie, che era quello un bel giorno di poter fare qualcosa per la società, rendere un favore alla società rispetto a tutto quello che avevo imparato. Per cui oggi, senza entrarci troppo nel merito perché non siamo qui per questo, in realtà ho abbracciato anche un progetto politico, lasciami dire. Te lo lascio dire, sì. Esattamente, perché legato molto tra l'altro alla libera imprenditoria, per rimettere al centro insomma della nostra agenda politica la libera imprenditoria e far progredire questo splendido e bistrattato paese, proprio perché per me occuparsi della politica nel senso nobile del termine è un privilegio e sarà un privilegio. Poter fare qualcosa di produttivo per la società in cui vivo, che sia la mia città, che sia la mia regione o se il destino vorrà un domani anche la nostra bellissima nazione. Quindi sento questo dovere e un altro sogno che vorrei realizzare, sono solo all'inizio, vedremo la prossima puntata. E vedremo, esatto, perché devo dire che tu sei come un fiume in piena. In realtà questo è un grandissimo pregio, no? Perché è ovvio che quando ci mettiamo in gioco, quando ci lanciamo senza paracadute, noi non sappiamo dov'è che andiamo poi a cadere, no? Sì. In quanto proprio ti porta il vento e non sai nemmeno se ti rialzi. E non sai, esatto, devi sperare di cadere in acqua. Esattamente. Caschi su qualcosa di duro la vedo grigia. Però dal mio punto di vista è l'entusiasmo di che si ha nella, comunque la gioia di vivere, no? Sì, perché l'amore per la vita è quello che poi ti porta anche a fare scelte, secondo me, coraggiose, veramente, l'hai detto ed è la verità, perché rischi di tuo. Sì, rischi del tuo e soprattutto, guarda, non solo rischi economicamente, ma in certe scelte rischi la tua dignità, rischi la tua faccia, che è la cosa più importante alla fine che tu abbia professionalmente, no? Perché se perdi la faccia, tu i soldi li puoi recuperare, ma se perdi la faccia diventa veramente molto complicato recuperare qualcosa riguardo alla tua dignità e alla tua immagine. Concordo, per cui io ti dico, ti stimo e molto per questo, perché ripeto, non è mai facile seguirli questi sogni, queste ambizioni eccetera, e alle volte, spesso in realtà, chi li segue viene tacciato di essere un po' pazzo, ma chi glielo ha fatto fare, ma quello c'aveva un lavoro, ma lo sai, cosa faceva quello lì? Ma tu non hai idea. Faceva il manager alla Apple esattamente. E se n'è andato in giro a far che? Ma le allora? Battaglie in famiglia, posso scelte. Immaginare. Le battaglie, perché le famiglie spesso non le capiscono, a volte non le capiscono nemmeno i compagni, no? In questo invece la mia compagna mi ha sostenuto tantissimo e quindi io sono andato avanti per la mia strada, ma i primi anni, quando ho dovuto abbandonare da un lavoro dipendente a fare libero professionista, mia famiglia voleva uccidermi sì. E soprattutto perché dopo sono successe una serie di disastri, quindi figurati, sono arrivati con te l'avevo detto. Tac. Esatto. Ma vabbè, oggi sono felicissimo di aver fatto tutto quel percorso, mi sarei risparmiato molta sofferenza, questo sì, perché spesso non lo capisci perché devi soffrire così tanto, però oggi posso dire di essere felice di quello che faccio, contento di quello che faccio e desideroso di fare quello che mi sto in qualche modo instradando a fare da qui ai prossimi anni. Bene, senti un po', niente, a questo punto mi sa che toccherà rivederci prossimamente, sì, te lo dico, perché come in realtà noi abbiamo toccato solo superficialmente certo. E una parte dei sogni che hai realizzato, però quello che a me piace sottolineare, poi ci dobbiamo salutare perché siamo andati lunghissimi, ma no, è un piacere, è proprio a volte quell'entusiasmo, no? Che serve anche da esempio, perché inseguire i nostri sogni, dicevamo, ha un costo emotivo ed economico. E quindi alle volte prima di arrivare a realizzare e quindi ad essere veramente gioioso con quella lucetta negli occhi che c'hai adesso tu mentre ne parli, ma prima ci sono stati dei momenti difficili. Di grande sofferenza, assolutamente sì. Chi ti conosce sa che è un discorso che conosci molto bene, anche in prima persona. E per cui diciamo che io ricordo sempre Steve Jobs che diceva siate affamati, siate folli.
bisogna assolutamente andare incontro a quelle che sono veramente le proprie aspirazioni, le proprie passioni, a qualsiasi costo, perché la ricompensa vale molto di più della sofferenza che uno vive strada facendo. Verissimo, e comunque la ricompensa c'è sempre perché Sempre. è comunque la gioia di non aver quel rimpianto. Esattamente. Perché la vita è una, ragazzi, ricordiamocelo sempre. E Sono quindi d'accordissimo. dobbiamo vivercela Fino in fino in fondo fondo. e con tantissima passione. Bene, allora io direi che a questo punto noi possiamo darci appuntamento, secondo me, prossimamente. Prossimamente. Seguiteci perché secondo me ci Esatto. sarà un'altra chiacchierata da fare con questo uomo, perché insomma, perché ce n'ha di cose da dirci, Ce ne sono magari, tante. e magari ci serve proprio in un momento come questo in cui diciamo è più facile arrendersi no, che non lottare. In Vero. certi momenti, no? Sì, in certi momenti sì. Arriviamo da un momento difficile e quello che è il mio intento è cercare di ripartire con Esatto. entusiasmo, consapevoli, e lo sappiamo che sarà difficile, lo è Sì. sempre stato. Vivere a volte può essere difficile, ma Sì. dipende sempre da come tu ti poni rispetto alla vita. La vita è un Esattamente. dono, non è scontato. No, per E quindi niente. secondo me ce la dobbiamo tenere stretta con le unghie, con i denti e soprattutto renderle rispetto e omaggio Come no? in questo modo, cioè vivendola e non lasciandoci vivere alle volte in certe situazioni un po', come dire, che ci tolgono la gioia di vivere, Esattamente, l'entusiasmo. esattamente. Ognuno di noi, secondo me, ha il diritto e il dovere di realizzare quello che è il motivo per cui è venuto al mondo in qualche modo. Quindi se ognuno di noi riconosce in se stesso talenti, passioni, aspirazioni e quelle che deve inseguire a qualsiasi costo. Esatto, e qua ci potremmo spingere in Verso una orizzonti, direzione, esattamente. guarda, che Metafisici, assolutamente, però esattamente. concordo assolutamente, come dice Enrico Baroni, che saluto, Ah, Enrico, sognare ciao. aiuta a sognare, Sì, verissimo. è vero, è verissimo, e su questa scia. Spero di poter continuare a chiacchierare Come prossimamente, no, con a piacere. sognare si può perché abbiamo bisogno di stimoli, di coraggio, Positivi, assolutamente. assolutamente oggi più che mai, perché noi non si molla. È Assolutamente, non si vero molla di un centimetro. o no? Non Grazie, si Ivana. molla, grazie a te, È sognatore stato un resiliente, piacere. alla Ciao a tutti. prossima. Ciao. Ciao. Sognate sempre. Ciao. Ciao. La radio. Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Ivana Posti. Down, the only way to carry on. Be cool.